Ciao a tutte ragazze, bentrovate. Questo è il video in collaborazione con Susanna. Il canale si chiama Susanable, vi metto il link del canale qui sopra e successivamente il video uguale a questo. E come sapete, il video si intitola Un consiglio da un'amica e vuole essere un consiglio veloce veloce che possa tornarvi utile. Qual è il protagonista del consiglio di questo mese? È questo qui, un comunissimo cuscino, ovvero il cuscino che avete per dormire sul vostro letto. E il consiglio non riguarda tanto il cuscino quanto la federa. Che cosa succede? Voi andate a fare la vostra skincare routine la sera. E andate a letto comunque con dei prodotti sul viso, prodotti che sono comunque dei prodotti in crema e che lasciano comunque dei residui sulla vostra pelle, proprio perché devono andare a lasciare quel velo di idratazione della quale la vostra pelle ha bisogno durante la notte. Però voi, quando poggiate comunque la testa, il viso sul cuscino, andate così a depositare tutte queste sostanze, sulla federa stessa e se voi poi il giorno dopo andate a rimetterci il viso sopra, comunque deterso preparato sempre con le vostre creme di skincare routine, andate a ridepositare un'altra volta prodotto sulla vostra federa. Andate così a sporcare i vostri capelli e andate a contaminare quello che voi pensate sia una skincare fatta bene, ma nel momento in cui poggiate il vostro viso sul cuscino andate a ridepositare quello che era acari, sebo del giorno prima. Perciò il consiglio che vi do spassionato è, e tra l'altro il consiglio è una cosa che io faccio praticamente ogni giorno, la sera successiva girate il vostro cuscino, perciò non permettete che tutto quello che si è depositato la sera prima rivada a finire sul vostro viso. Inutile dire ragazze che il terzo giorno la federa va cambiata, ma questo insomma lo sapete già insomma. Il fatto è che non si pensa a girare il cuscino, ma si rimane sempre a dormire sullo stesso lato e ripeto, questo è causa di contaminazione del nostro skincare serale. Spero veramente che il video vi torni utile. Vi ricordo di andare a vedere il video di Susanna, ve lo metto qui e vi mando un bacio e al prossimo consiglio. Ciao!